Ciao ragazzi e bentornati nel mio canale. Oggi vi giro un altro video mini haul, perché lo chiamo mini haul perché sono pochissimi gli acquisti. Allora, vi voglio far vedere innanzitutto cosa ho preso da Marianne. Allora, non ho i prezzi con me, però comunque vi faccio vedere lo stesso cosa ho preso. Allora, sono andata, diciamo, a comprare le cosine per il vostro giveaway, e vi lascio il link magari sotto nell'info box perché è ancora aperto, quindi partecipate, partecipate, partecipate. E vi faccio vedere un attimo cosa ho preso. Allora, ho preso questi maxi dischetti della Marianne, che sono praticamente molto molto buoni. A me me li avevano dati come omaggio, diciamo, a Praga, quando sono andata a comprare il fondotinta della Bourjois, e mi hanno avevano omaggiato di questi, quindi ho deciso di riacquistarli perché effettivamente li ho provati da pochissimo, ma mi stanno piacendo veramente tanto. Quindi, insomma, avevo finito i maxi dischetti e ho deciso di prendere quelli. Vi faccio vedere poi le altre due, cioè proprio due cosine che ho preso, e poi gli omaggini che mi hanno dato. Allora, mi sono presa un fondotinta All About Matte perché praticamente l'ho finito. È vero sì che in estate uso la BB Cream, però mi sono accorta che questo fondotinta stava nei cesti, quindi il mio errore è stato quello di non riuscire più a trovarlo, quindi ho deciso di acquistarle un altro per le emergenze, e questo costa sui 4,39 euro, questo me lo ricordo bene perché lo adoro. Sempre della linea All About Matte, ho voluto prendere la Cipria perché, allora, uno, ne ho sentito parlare tantissimo, due, mi sono accorta che non ho più Ciprie Translucent, quindi ho deciso di prendere questa qua di appunto di Essence, costa 3,49 euro, ne ho sentito parlare benissimo, quindi la proverò sicuramente e poi vi farò sapere. Altri ultimi due prodottini che ho preso la famosissima, scusatemi, matita gel eye pencil, eccola qua, nella colorazione praticamente nera, e al tratto è veramente morbida. Non l'ho ancora provata, quindi in caso vi farò sapere. Ve l'ho messa anche nel giveaway perché appunto ne ho sentito parlare benissimo. Ultimo prodottino di Essence che ho preso e poi ho finito, Ale, sono stato questo, ho comprato questo mascara che si chiama Get Big Lashes Volume. Allora, ho terminato sia la Love Extreme sia il Lashes Go Wild e ho deciso di provarne un altro, anche perché questo qui ultimamente ne sto sentendo parlare da parecchi youtuber, e quindi ho deciso, insomma, di provare questo qui invece di riprendere il classico I Love Extreme, che so che comunque mi piace. Sapete che io i mascara di Essence, visto che costano poco, li utilizzo come mascara da tutti i giorni, mentre quelli magari un pochettino più cari li utilizzo per il weekend. Allora, la commessa è stata veramente 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 gentile, perché mi ha dato un sacco di omaggini. Allora, mi ha dato innanzitutto due campioncini di profumo, le Park Kensor Mirror Edition, e non si vede niente perché è specchiato, comunque due campioncini di questo. Poi mi ha regalato uno struccante occhi delicato della L'Oreal, questa è una mini size, ragazze, perché sono ben 50 ml, quindi insomma è anche grandino. Lo davano in omaggio e io, yeah, felice, perché comunque sempre piacere provare uno struccante nuovo. E per finire mi ha dato questo campioncino qua della Clinians, no, scusatemi, della Clarins, che è un campioncino, diciamo, una crema corpo anticellulite, che comunque sapete, io non credo molto alle creme anticellulite, però visto che ho campioncini, per quale motivo non provarle? Vi faccio vedere adesso una mini sacchettino che mi ha regalato mia suocera. Praticamente sono andata con lei in un negozio, anzi, non in un negozio, sono andata con lei a Colors and Beauty perché dovevo comprare il regalo a una mia amica per il suo compleanno, e praticamente la commessa ci fa: guardate, se vi interessa c'è tutto il make-up al 50%. Quindi io mi sono illuminata, poi mia suocera mi ha detto: guarda, prendi quello che vuoi, insomma pago io. E quindi io ho detto: vabbè, grazie, e ho preso veramente due cosine. Allora, ho preso questo primer viso base uniformante perfezionatore del colore. Allora, l'ho presa perché io, sapete, adesso sono entrata in fissa con i primer viso, quindi ho deciso, insomma, di provare anche questo qui della Koi B e vedere un po' come mi ci trovo.
Non vi faccio vedere l'inci perché sicuramente saranno tutti siliconi. Comunque questo qui, cioè, costava tipo 4 euro, quindi a metà prezzo veniva circa 2 euro. Poi mi sono presa, allora queste invece ve le posso swatchare, anche se come vedete non le ho aperte neanche io, perché non mi piace aprirle prima di fare il video. Ho preso allora questa matita labbra rosso che ho preso, eccola qua, che ho preso per abbinare al Ruby Woo ed è il numero, penso sia 01, c'è scritto matita contorno labbra 01, penso che sia il numero 01. Ha una durata di 36 mesi ed è un rosso molto più scuro rispetto all'altra matita che ho di Essence e quindi insomma mi serviva appunto per abbinare al Ruby Woo. Poi ho preso, queste le abbiamo prese, le ho prese io, le ha prese mia suocera per sé, le ho prese per regalo alla mia amica, sono questi matitoni ombretto. E ragazze, sono veramente carinissimi, ve le faccio vedere. Sì. Allora, ho preso questo che è questo lilla, spero si veda, eccolo, sì. E praticamente è un lilla tutto glitterato, molto 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 carino. Eccolo qua. Ed è il numero 06. Mi sa che non leggete una cippa nulla, però 06. E poi ho preso sempre un sul viola, ho preso proprio un viola viola, che è molto molto bello. Lo scrivo un tubo su, ecco, sul palmo della mano non mi scrive, che è questo qua, guardate, molto molto bello, ed è il numero 07, ecco. Da una parte scritto in un lato, da una parte scritto in un altro, vabbè, comunque poco ci interessa, è il numero 07. Sono molto molto belle, costavano tipo 2 euro, 3 euro, cioè una cacchiata, quindi scontate al 50% venivano ancora meno. Vi faccio vedere poi un piccolo 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 acquisto di abbigliamento che ho fatto dai cinesini. Allora, ho preso innanzitutto un cuscino, quelli gonfiabili per il mare, perché io senza cuscino al mare non posso stare. E poi ho preso, diciamo, giusto giusto tre cosine. Allora, ho preso questa magliettina bianca con, diciamo, questa stampa floreale davanti. E come potete vedere, dietro praticamente è rotta. Vedete, tutta rotta, tutta rotta, e l'ho pagata 8,99 euro, quindi insomma non è che l'ho pagata neanche tantissimo, ma mi piaceva appunto proprio il disegno floreale, questo bianco floreale molto molto carino. Poi ho preso per 5 euro l'una, quindi insomma pochissimo, ho preso due canottiere di quelle che vanno di moda ora, belle lunghe, e l'ho presa una nel color salmone, vedete che questa ha il pizzo sia qua in alto sia al bordo, vedete sono veramente veramente lunghe, e sempre a 5 euro ne ho preso un'altra canottierina, però questa qua è rosa, questo rosa cipria, non ha il pizzo al collo ma c'ha una bella balza di pizzo qua giù lunga, cioè se io mi alzo vi faccio vedere, sono veramente lunghe perché mi danno quasi a metà coscia, quindi insomma sono molto molto lunghe. Allora, vi faccio vedere adesso due acquisti che ho preso con il giornale. Allora, con Donna Moderna a 1,50 euro ho trovato questo campioncino di Miracle Skin Cream della Garnier, che sono veramente curiosissima di provare, quindi lo proverò e poi vi farò sapere. Inoltre, su Too Style, mi sembra, ho trovato questa crema a 1 euro dell'Aleocrema, questa crema anticellulite, che comunque ho deciso di acquistarla perché praticamente dice di sia molto buona anche per le gambe, praticamente appunto per i discorsi che ho io, sapete, le gambe che mi pizzicano, e quindi ho per 1 euro insomma ho acquistato questa crema. Faccio vedere degli acquisti fatti in Coop e ho preso allora due balsami della Splendor. Come sapete ve li ho ben sentiti sia nei top di aprile che nei prodotti finiti di maggio, quindi ho deciso, diciamo, visto che li ho trovati in offerta a 93 centesimi l'uno, di acquistarne ben due, e ho preso questo qua al cocco e questo qua che è praticamente a fiori di mandorla e carice, curiosissima veramente di provarlo.
In Coop inoltre ho trovato in offerta gli shampoo della Ultra Dolce Garnier, quindi ho deciso di prenderne varie profumazioni e insomma per provarli e per farvi anche sapere a voi, stavano tutti a 1,52 euro. Allora ho preso questo qui, Allene e Aceto di Mora, eccolo qua. Poi, che comunque quello lì ho già provato e mi era molto piaciuto. Poi ho preso questo qua al latte vegetale idratante. Eccolo qua. E questo qui è senza parabeni, c'è scritto. Poi ho preso questo qua al latte di vaniglia e polpa di papaya. E anche questo qui dice senza parabeni, quindi ancora più felice di averli acquistati. E poi ho preso questi due che sono per i bambini, però insomma ho deciso di provarli perché mi ispiravano le profumazioni. Allora, questo è per bambine, è shampoo 2 in 1, anche questo non contiene parabeni e è alla ciliegia e mandorla dolce. E per finire ho preso l'ultimo, che è questo è per bambini, comunque insomma si può usare anche noi, non è per quello, che è l'albicocca e fiori di cotone, e anche questo è senza parabeni. Per finire ho fatto una micro tappettina a SAD perché avevo da utilizzare il buono di 5 euro per comprare lo stetto della Yampepa e ho fatto piccoli 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 acquisti utili, diciamo, ecco, utili. Allora ho preso questo mega pacco di salviettine qua della Fria, questo l'ho pagato se non erro 2,98 euro, e ci sono le classiche salviettine multiuso morbido tessuto, e in omaggio davano questo pacchettino di salviettine intime bio, quindi diciamo molto molto utili appunto per io che vado sempre al mare. Sempre della Fria ho preso questo pacchettino di salviettine struccanti, che sono quelle mie preferite in assoluto, e queste sono 25 salviettine idratanti, tessuto ad effetto cutaneo massaggiante. Queste mi piacciono molto, quindi insomma stavano in offerta, non mi ricordo quanto, vediamo se ho lo scontrino. Sì, ho lo scontrino, yeee! Fria salviette struccanti stavano in offerta 2,30 euro, quindi a questo punto ho deciso di acquistarle. Poi ho preso a 2,50 euro due maschere della Montagne Jeunesse, e ho preso queste qua che sono praticamente, si chiamano Skin Polisher. Come vedete la maschera è la stessa, ha cambiato il packaging, non so perché. E queste sono alla crema e miele, e sono praticamente maschere idratanti al burro di karité e cocco, quindi curiosissima di provare, sicuramente una la proverò adesso. E ho deciso di prendere queste qui morbide perché appunto, come vi ho detto nel video dei prodotti finiti, quelle intere per il mio viso sono un bel po' grandi. Ho preso poi due shampoo antiforfora perché, come sapete, io utilizzo una volta lo shampoo normale e una l'antiforfora, e l'ho finito. E ho preso questo qua dell'Angelica, al Tea Tree Oil, e questo qua praticamente già l'avevo testato uno e mi era piaciuto, quindi ho deciso di prendere l'altra profumazione. E poi ho preso questo qui dell'Antica Erboristeria al Cocco, che quindi veramente veramente curiosissima di provarlo. Ah no, questo non è antiforfora, scusatemi, per capelli secchi, ecco. Ho preso quindi un antiforfora, uno shampoo per capelli secchi, perché sono andata prima a CAD e poi alla Coop non sapendo che ci stava in offerta. Comunque vi dico che anche gli shampoo erano in offerta, se no non li avevi presi, e l'ho pagato. Allora, quello dell'erbolario 0,98 centesimi, mentre questo qua l'ho pagato 1,62 euro, quindi insomma pochissimo pochissimo pochissimo. Per finire ho preso No, per finire, ho preso poi questa crema che si chiama Gel Effetto Freddo contro gli inesitismi della cellulite. Comunque l'ho pagata in offerta 5,90 euro, e la commessa molto gentile mi ha detto che è efficace anche appunto contro è una crema appunto che si può dare anche sulle gambe. Visto che costava comunque molto meno rispetto alla crema che io stradoro dell'Equilibria, ho deciso comunque di provare questa, e in omaggio praticamente con questa mi hanno dato questo bagno schiuma del Giardino dei Sensi al Fiordaliso, e con estratti di Fiordaliso, è un bel boccettone da 250 ml. Questo me l'hanno dato appunto in omaggio con quello lì, quindi praticamente con 5 euro ho preso due prodotti in full size. Per finire, l'ultimo prodottino acquistato, e poi basta, con i coupon appunto di Pupa, ho preso l'Aimen Pupa e ho preso il colore 208.
Allora, io ho provati tutti, stavolta sono riuscita a provarli veramente tutti, solo che cercavo, allora, rosa, ce ne avevo tantissimi, rossi anche, e ho deciso di prendere questo colore qui, che è spero riuscite a vederlo, è un rosso aranciato, e ve lo swatcho sulla mano, ed è veramente molto 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 bello, ecco. È un colore, diciamo, che vira all'arancio, quindi secondo me un prodotto veramente molto adatto per l'estate. Allora ragazze, questo è tutto. Come vi ho detto, questi sono mini haul, però io preferisco farveli vedere via via, anche perché odio tenere tutta la roba nelle buste a giro, poi magari non la utilizzo perché ho detto no, non gliel'ho fatta vedere, poi me ne dimentico, come succede nella maggior parte dei casi. Quindi niente, questo è tutto. Io spero che il video vi sia piaciuto, vi farò sapere le recensioni dei prodotti via via che le provo. Vi mando un bacione enorme a tutti, al prossimo video, ciao!